Massimo Blasoni, questo è vero, cioè se andiamo a vedere le tasse in Germania sono alte, però poi la sanità non la pagano, zero, zero, non esistono i ticket in Germania, noi dobbiamo pagare e le tasse e poi pagare tutti questi servizi accessori che già paghiamo. Questo è vero, ma io rilevo due ordini di problemi, uno che è di tassazione in generale, cioè è altissima quella sul lavoro, ma è, come dire, complessivamente alta quella paese. Noi paghiamo circa il 43% di tasse su PIL. Ma al di là dei macronumeri, cerchiamo di dare un'idea di cosa è successo nel tempo. Negli anni 60 le tasse su PIL battevano intorno al 23-24%. Se siamo arrivati al 43%, cioè 20 punti percentuali in più, come dire, le cose che possiamo trarre sono due. Una, che lo Stato ha cominciato a spendere sempre di più in un crescendo senza fine. E due, che gli italiani negli anni 60 quindi avevano più denari disponibili. Se oggi noi avessimo tasse su PIL al 24 e non al 43, le persone avrebbero molti più denari in tasca da spendere e quindi potrebbero riattivare anche l'economia attraverso gli acquisti, attraverso la spesa. Eravamo quasi ricchi negli anni 60. E in un certo senso sì, mettiamola così, il nostro PIL pro capite, cioè la ricchezza pro capite attuale, è inferiore a quella del 2007 di 10 punti percentuali. Adesso mi dispiace citare tanti numeri, però questo rende l'idea di due cose: di uno Stato che ha cominciato a essere sempre più vorace, occupare sempre più spazi, aumentare sempre la spesa pubblica, e di una riduzione del denaro che sta nelle tasse della famiglia. Posso chiedere solo una cosa ancora? Rapidamente. C'è un'altra cosa velocissima: c'è anche un livello molto basso di italiani che lavora. C'è il tasso di occupazione, cioè il numero degli italiani che lavorano, è pari al 57%, siamo 10 punti meno della media europea, 20 punti meno della Germania. Vuol dire che chi lavora deve mantenere più persone.